Come una farfalla nel suo bozzolo, Giovanna Romanato vive la sua esistenza gioiosa, anche se il bozzolo non è caldo e accogliente come un grembo materno, ma è un freddo, oscuro tunnel di acciaio che l'aiuta a respirare e quindi a sopravvivere alla vita. Sensazioni, emozioni, vita di tutti i giorni, riflessioni religiose e non, con molti piccoli simpatici aneddoti sulla vita di Giovanna, sono raccontati da Enzo Melillo nel libro presentato nei giorni scorsi alla libreria Ubic di Savona, dove Enzo Melillo, attraverso una scrittura fluida, una scrittura intensa, porta a conoscenza di tutti questa storia, che è una storia di sofferenza, sì, ma è anche una storia di speranza e d'amore e di certezze del futuro. E quindi un insegnamento per tutti noi, devo dire. Ma i motivi che mi hanno spinto a scrivere questo libro sono stati principalmente due. Il primo, far conoscere la storia luminosa di Giovanna, di una persona che fa coraggio agli altri nonostante viva questa situazione. Molti, quando si sente parlare di una donna in un polmone d'acciaio, pensano a Rosanna Benzi, altra donna eccezionale, ma ignorano dell'esistenza di Giovanna Romanato. L'altro motivo è che Giovanna ha bisogno dell'aiuto degli altri anche in termini economici per affrontare tutte le spese legate alla sua condizione. Un libro sicuramente da leggere, anche perché c'è un fine benefico, infatti i fondi verranno destinati direttamente a Giovanna. Questo libro sta portando buoni frutti. È arrivato al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e al Papa, a Papa Francesco. Io ho provato una grande emozione, perché non me l'aspettavo. E allora è stato avviato l'iter per nominare Giovanna Cavaliere della Repubblica e il Papa ha scritto a Giovanna, inviandole un rosario benedetto da lui, benedicendola e con la comunicazione che Papa Francesco prega per lei e che si complimenta per lo spirito di sopportazione cristiana con cui vive la sua situazione. Quali sono i capitoli che secondo te lasciano un segno? Quello in cui Giovanna si racconta, in cui per esempio dice che deve aver capito cosa provano i pesci quando sono fuori dall'acqua, la prima volta che è entrata nel polmone. Però un altro capitolo che dice tanto, lei è affezionatissima a Fiocco, al suo gatto. Pensate che lo sente come un tutt'uno con lei. L'indirizzo email di Giovanna è giofiocco@hotmail.com. È un libro, come dico, intenso, importante per tutti noi, che ci insegna qualcosa, che ci insegna davvero qualcosa.